Vediamo ora un esempio concreto per spiegare i concetti visti nel video precedente. Prendiamo un atomo di litio. Atomo o nucleo, dal punto di vista dei risultati che otterremo è la stessa cosa, poiché hanno la stessa massa. Infatti l'atomo o il nucleo si differenziano per il fatto che l'atomo ha anche gli elettroni che ruotano intorno al nucleo. Ma gli elettroni sono leggerissimi rispetto ai nucleoni, cioè i protoni e i neutroni che stanno nel nucleo. Quanto sono leggeri? Sono approssimativamente 2000 volte più leggeri. Quindi, se uno anche toglie o mette questi elettroni, essendo così leggeri, praticamente non altera la massa dell'atomo, che quindi viene ad avere la stessa massa del nucleo. In pratica, detto in altre parole, la massa di un atomo è data essenzialmente dalla massa del suo nucleo, e si possono trascurare gli elettroni allo scopo di calcolare la massa, cioè nel calcolo della massa. Quindi immaginiamo questo atomo o nucleo di litio che ha 7 nucleoni nel suo nucleo, quindi 7 tra protoni e neutroni, di cui 3 sono protoni, di conseguenza gli altri 4 saranno neutroni. Immaginiamo che questo atomo di litio, un nucleo, viaggi con un'energia cinetica di 50 MeV, mega elettron volt. Mega vuol dire 10 alla sesta, cioè un milione. Poi ricordiamo anche che elettron volt, è molto semplice da trasformare in joule, basta che al posto della lettera E, si scrive appunto, basta scrivere la carica del protone. Perché E è la carica del protone, 1,60 per 10 alla meno 19 coulomb, volt si ricopia, coulomb per volt fa joule. Quindi nel nostro caso, eseguendo questi calcoli, otteniamo una energia cinetica di 8 per 10 alla meno 12 joule, cioè 8 millesimi di miliardesimi di joule, che sembra una cosa molto piccola, è una quantità molto piccola se riferita ai nostri standard macroscopici, dove siamo abituati a lavorare con i joule o anche di più, ma per una particella atomica è un'energia importante, un'energia cinetica che potrebbe essere anche confrontabile con l'energia di riposo. Noi, per dire se questa particella è relativistica o no, dobbiamo confrontare l'energia cinetica no, che abbiamo appena trovato con l'energia di riposo dell'atomo o del nucleo di litio che si calcola mc quadrato. Quindi eseguiamo questo calcolo. Chi è la massa dell'atomo di litio? Sono 7 nucleoni, quindi 7 unità di massa atomiche. Questa è la massa, 7 ohm, per la velocità della luce al quadrato. Andiamo a sostituire i valori numerici. Tipico errore degli studenti, si dimenticano di fare il quadrato e lasciano semplicemente C. Poi ricordiamo che l'unità di massa atomica vale 1,66 per 10 alla meno 27 kg, sarebbe in pratica la massa di un nucleone legato in un nucleo. Quindi i nucleoni ne sono 7, quindi dobbiamo fare per 7. Il risultato è circa un miliardesimo di joule. A questo punto ci chiediamo se l'energia cinetica è o non è molto minore dell'energia di riposo. Quindi dobbiamo confrontare questi 8 per 10 alla meno 12 joule con questo praticamente 1 per 10 alla meno 9 joule. Facciamo il rapporto. Tra le due viene un rapporto del tipo 1 a 131. Volendo si può fare il rapporto inverso, si può dividere l'energia di riposo, che è più grande, è circa due ordini di grandezza più grandi, si può dividere questo valore per l'energia cinetica e viene proprio circa 131. Quindi vuol dire che l'energia di riposo è circa 131 volte più grande dell'energia cinetica. Come è scritto qua, l'energia di riposo è 0, è 131 volte l'energia cinetica. Oppure, se uno vuole fare il rapporto inverso, trova che l'energia cinetica è un 131esimo dell'energia di riposo. Quindi l'energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo in questo esempio che ho inventato, cioè un'energia cinetica di 50 MeV. Perciò l'atomo di litio non è relativistico. Se io avessi scelto come energia cinetica dell'atomo di litio 50 GeV, quindi 50 miliardi, non milioni, ma giga elettron volt, allora il risultato in joule sarebbe stato 8 per 10 alla meno 9 joule. Quindi avremmo avuto addaddirittura un'energia cinetica superiore all'energia di riposo, il che è perfettamente possibile.
Nessuno vieta che l'energia cinetica possa superare l'energia di riposo. L'energia cinetica non ha limiti. La velocità sì, la velocità di una particella non può raggiungere la velocità della luce c, ma l'energia cinetica non ha limiti, può crescere all'infinito. Tanto anche crescendo all'infinito l'energia cinetica, la velocità non riuscirà mai a raggiungere C in ogni caso. Quindi noi avremmo avuto con 50 GeV 8 per 10 alla meno 9 joule, quindi un'energia cinetica 8 volte più grande dell'energia di riposo. Allora avremmo detto che la particella è relativistica, perché non è vero che la sua energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo, anzi addirittura sarebbe stata maggiore, 8 volte più grande. Comunque, torniamo al nostro esempio iniziale, 50 MeV. Abbiamo visto che questo atomo di litio non è relativistico. A questo punto possiamo calcolare la sua velocità. Il modo più semplice di farlo è di utilizzare la formula dell'energia cinetica classica, che sappiamo essere una formula approssimata che va bene per particelle lente, cioè particelle non relativistiche. Questo atomo di litio non è relativistico, quindi la possiamo utilizzare con ottima approssimazione. Quindi andiamo a ricavare con la formula inversa la velocità e andiamo a sostituire i numeri, due volte l'energia cinetica, che era questo valore qua, diviso la massa dell'atomo di litio, che era 7 UMA, cioè 7 volte il valore dell'unità di massa atomica. Andiamo a fare questo calcolo e otteniamo circa 3,7 per 10 alla 7 metri al secondo. Ora, ricordando che la velocità della luce nel vuoto è 3 per 10 alla 8 metri al secondo, questo è un 3,7 per 10 alla 7, vuol dire che stiamo a circa un decimo della velocità della luce. Quindi questo atomo di litio va a circa il 10% della velocità della luce. Se vogliamo essere più precisi, calcoliamo il fattore beta, che è il rapporto V su C, quindi dobbiamo dividere 3,71 per 10 alla 7 metri al secondo diviso 3 per 10 alla 8 metri al secondo, che è C. E il risultato più preciso, prima abbiamo detto un decimo così a spanne, il risultato più preciso è 0,124, è il valore di beta. 0,124 vuol dire il 12,4%, infatti 0,124 si può anche scrivere come la frazione 12,4 diviso 100. Perciò il nostro atomo di litio viaggia a una velocità che è il 12,4% della velocità della luce nel vuoto. E si conferma una particella ancora poco relativistica. Veramente avevamo detto che potevamo considerare una particella non relativistica se andava più piano di un decimo della velocità della luce. Questa va un po' più forte di un decimo, perché un decimo sarebbe il 10% di C, questa va al 12%, però come detto prima non c'è un limite, un confine netto. Quindi possiamo più o meno soddisfacentemente considerare questa particella forse ancora non relativistica, meglio dire poco relativistica. Comunque, vediamo che cosa invece verrebbe fuori facendo il calcolo della velocità esatto. Cioè la velocità esatta calcolata con la formula esatta dell'energia cinetica, cioè non la velocità estratta dalla formula dell'energia cinetica approssimata, ma la velocità estratta dalla formula esatta dell'energia cinetica, che è questa. Quindi riscriviamo l'energia cinetica come gamma meno 1 per mc quadrato. Prima non l'ho detto, ma questa formula si dimostra nella teoria della relatività ristretta di Einstein. Qui noi non la dimostriamo, ma la applichiamo solo. Come si fa ad estrarre da questa equazione, da questa formula, la velocità? La velocità è nascosta dentro il fattore gamma, quindi dobbiamo ricavare gamma. Perciò ricaviamo gamma meno 1 a destra, portando mc quadrato qua sotto, poi isoliamo gamma, portando l'1 dall'altra parte, che diventa 1 più, e poi quindi abbiamo 1 più questo rapporto. Abbiamo visto prima che il rapporto fra l'energia cinetica e l'energia di riposo, che è mc quadrato, energia cinetica diviso energia di riposo, faceva circa 1 diviso 131. Quindi abbiamo gamma uguale a l'1 che è andato di là più questo rapporto, 1 diviso 131, approssimativamente quindi gamma è 132 centotrentunesimi. Ricordiamo che gamma infatti è sempre un valore superiore a 1, e infatti è venuto fuori 1 più qualcosa, infatti questa frazione è superiore a 1.
Ma gamma è il fattore di Lorentz era dato da questa espressione in funzione di beta. La nostra incognita quindi è la velocità esatta, è nascosta dentro beta, in quanto beta è il rapporto V su C. Quindi prima abbiamo ricavato gamma, adesso esprimiamo gamma in funzione di beta, dobbiamo ricavare beta. Perciò eleviamo al quadrato e rovesciamo, quindi otteniamo 1 meno beta quadrato uguale a questo rapporto alla seconda. Dobbiamo ricavare beta quadrato e quindi lo portiamo dall'altra parte, insomma tutta una serie di passaggi algebrici piuttosto facili per la verità, poi estraiamo la radice quadrata perché vogliamo beta e alla fine otteniamo la radice quadrata di 1 meno questo rapporto al quadrato e il risultato è circa 0,123. Quindi abbiamo ottenuto un beta molto simile a quello di prima. Prima 0,124, adesso 0,123, cioè vuol dire che la nostra particella, l'atomo di litio, viaggia a circa 0,123 volte C, che è, come dire, il 12,3% della velocità della luce nel vuoto, che corrisponde a 3,69 per 10 alla 7 metri al secondo. Basta moltiplicare 0,123 per 3 per 10 alla 8 metri al secondo, è questo calcolo qui. Prima avevamo trovato 3,71, adesso abbiamo trovato 3,69 per 10 alla 7 metri al secondo. Qual è quella corretta? È la seconda, perché è stata ottenuta con la formula dell'energia cinetica, che è la formula generale, valida in tutte le circostanze. La prima velocità invece è stata ottenuta con la formula approssimativa dell'energia cinetica, che era valida solo per particelle lente. Questa non è tanto lenta perché va oltre il 10% della velocità della luce e per questo motivo le due velocità sono leggermente diverse, però vediamo anche che lo scostamento tra la velocità calcolata nel modo approssimativo, diremmo nel modo sbagliato, usando la formula sbagliata per così dire. Questa velocità è molto simile all'altra, cioè lo scostamento tra i due risultati di velocità è piccolo, 3,71, 3,69, e questo conferma che noi potevamo con ottima approssimazione utilizzare la formula classica della velocità, la formula tra virgolette sbagliata, meglio approssimata. E quindi il fatto che la velocità approssimata, questa, risulti molto simile alla velocità esatta, quest'altra, conferma che la particella è poco relativistica, perché se fosse stata una particella veramente relativistica, lo scostamento fra queste due velocità, quella approssimata e quella esatta, sarebbe stato molto grande, molto maggiore. Lo scostamento è molto piccolo, è una conferma che la particella non è relativistica, cioè va ancora piano. Quindi possiamo dire che il 12% della velocità della luce è ancora relativamente poco, quindi va ancora piano la particella.